Io vi do il benvenuto per questa ottava conversazione che facciamo in biblioteca ormai è un anno e mezzo e abbiamo cominciato con la presentazione di un libro di un nostro docente e poi abbiamo proseguito subito con questa tranche che riguarda l'economia civile italiana e i problemi delle relazioni tra le imprese e la società e il legame dato dall'etica, dal profondo problema del qual è il valore etico dell'impresa e quali valori etici l'impresa può a dare alla società. Qui siamo in biblioteca e ci piace ospitare le persone dove almeno visitamente, molte ormai le collezioni sono diventate elettroniche, ma a noi piace che ci sia ancora anche la percezione del passato e del presente per come si è strutturato negli ultimi 500 anni. Adesso io do la parola al professor Faladò che introdurrà il tema di oggi. Ringrazio tutti gli intervenuti, spero che abbiate visto anche un luogo che è piacevole da vedere perché oggi è una giornata splendida. Grazie mille, benvenuti. Grazie. Al professor Faladò. Grazie Piero, buongiorno anche da parte mia, benvenuti. E oggi ho la fortuna di potervi dire poche parole, io per lavoro parlo, oggi spero di poter farlo meno perché abbiamo veramente tre ospiti che sarà bello ascoltare. Dico solo due cose, la prima è un po' quello che Piero ci ha detto adesso, insomma, noi stiamo cercando a volte disperatamente, ci siamo detti la volta scorsa, un po' meno in questo periodo, di parlare, ma non solo di parlare, di far comprendere il fatto che gli argomenti di cui anche oggi diremo non sono assolutamente avulsi dal fare impresa, semmai sono avulsi da un pensiero che oggi illumina, tra virgolette, il fare impresa. E per cui stiamo continuando a fare che cosa, sostanzialmente, e anche oggi le persone che vedete sono qua per questo motivo. Ringrazio tantissimo Vittorio perché ha speso una vita per raccontare, per dire, per studiare, approfondire ciò che oggi ci dirà. Ringrazio molto Mario, Domenico, perché com'è il nostro stile nel Centro di Studi sull'Etica, credo che il pensiero illumini l'azione sempre, ma spesso e volentieri ci sono persone di azione che forse non narrano un pensiero, ma in realtà quando li metti nella condizione di narrarlo lo hanno ben chiaro. Per cui questa idea di avere sempre nei nostri incontri una parte dedicata all'approfondimento, una parte dedicata invece all'azione, proprio per cogliere quanto in realtà questo pensiero stia già diventando azione e queste azioni stiano già diventando risultati, che è poi quello che conta. Ma chi fa impresa, io arrivo da lì, sa bene che non è pensabile fare impresa senza fare risultati, per cui alla fine è chiaro che tutto ciò che noi decideremo è sempre teso a rendere risultati possibili e sostenibili. Da ultimo un accenno solo ieri sera perché Corriere della Sera pubblica, non so con che intenzione, però insomma era un articolo di ieri sera, dice i manager del futuro saranno etici, etici, umili e capaci di conoscere se stessi. No? Poi, magari il giorno dopo pubblica un articolo che dice l'esatto opposto, però insomma il fatto che si cominci anche a dire queste cose credo sia un esempio di come alcune aziende, non poche, stiano andando verso questa dimensione. Dico non poche perché alcune abbiamo due, ma chi è con tanti di noi tutti i giorni nel mondo dell'impresa sa che di fatto c'è un fermento che non fa nome, che non fa notizia a volte, non ha nome, ma che esiste, è forte, produce risultati e oggi appunto avremo modo di ascoltarne due di loro. Io mi fermerei qua, lascerei subito la parola a Vittorio. Quanto tempo? Poi avremo modo, ecco, come al solito, io lascerei a loro un po' il narrare le cose che vorranno, tutto mi passa per la testa, perché dire, non so cosa dire, e salvo poi dopo magari lasciare un po' di spazio a noi nell'ultima parte per delle domande, per degli approfondimenti.